Ben ritrovati con un nuovo quesito di tecnologie online per principianti. Supponiamo di realizzare il circuito illustrato in figura, costituito da un condensatore scarico, con capacità di 100 microfarad, collegato ad una batteria per mezzo di un resistore indicato con R. Vogliamo determinare il valore del resistore che consente di caricare il condensatore, al 99%, in un periodo di tempo pari ad un secondo. La teoria ci dice che la carica del condensatore dipende dalla costante di tempo del circuito che è pari al prodotto tra la resistenza del resistore e la capacità del condensatore. In particolare, per ottenere un tempo di carica espresso in secondi, la resistenza deve essere espressa in ohm e la capacità in farad. La teoria ci dice, inoltre, che la carica del condensatore supera il 99% dopo 5 costanti di tempo. Ne deriva che se vogliamo raggiungere una carica del condensatore pari al 99% dobbiamo attendere un tempo pari a circa 5 volte la costante di tempo del circuito. Poiché l'esercizio ci chiede di avere un tempo di carica pari ad un secondo, occorre imporre che 5 volte il valore della costante di tempo sia uguale ad un secondo. Mediante l'equazione appena scritta, possiamo determinare il valore della resistenza, R. Abbiamo che R è pari a 1 diviso 5 per il valore della capacità C di cui conosciamo il valore pari a 100 microfarad. Mediante una semplice equivalenza, otteniamo che 100 microfarad sono pari a 10 elevato alla meno 4 farad. Calcolando quindi l'espressione ottenuta, abbiamo che R è uguale a 2000 ohm. Risulta che il resistore da inserire nel circuito deve avere una resistenza pari a 2000 ohm o equivalentemente 2 kΩ. Impiegando tale resistore, il condensatore si caricherà al 99% in un tempo pari ad un secondo. Bene, esercizio risolto.